Ciao a tutti draghetti e draghette, come ha evidenziato il sondaggio che feci mesi fa, ha vinto la richiesta di un video su un retelling di una fiaba. Ebbene, oggi vi presento il retelling niente di meno che di Barba Blu, esatto, quella fiaba che trattai qualche anno fa. Qua sopra troverete il focus se per caso non l'avete mai sentito parlare, e diciamo che è una delle fiabe più cruente che non sono state toccate dalla censura. Ad ogni modo, il libro si chiama Il segreto di Barba Blu di Sarah K.L. Wilson, è pubblicato da Saga Edizioni. Ma di cosa parla esattamente questo romanzo? Bene, allora, in sintesi, Isolda è una ragazza frustrata della propria condizione di subalterna agli uomini e viene rapita a causa di un patto tra esseri umani e fae, e anche un qui pro quo. Viene rapita da questo fantomatico Barba Blu, un fae, che lo porta nel suo mondo. E appunto dovrà convivere con questo individuo che non è proprio malvagio, ma è parecchio instabile e iracondo, e dovrà cercare un modo di sopravvivere nel regno delle fate. Iniziamo col dire che ho apprezzato molto Isolda, la protagonista. Appunto, è una donna pratica, indipendente e molto intelligente, ben lontana dalle protagoniste tipiche dei young adult a tema fantastico copia e incolla di libri come ad esempio Sarah J. Maas o altri, ecco. Si sente frustrata per il suo ruolo sottomesso dalla società, così come il fatto che andrà in sposa a un uomo che non conosce. Esatto, perché lei inizialmente è stata promessa sposa a un nobile che lei non conosce, appunto, per motivi di patrimonio. Quando si ritroverà nelle terre fatate, userà l'ingegno per sopravvivere. Pur provando attrazione fisica per il suo sgradevole alleato, non si avvicinerà mai per iniziare qualsiasi relazione romantico-sessuale. Sa che lui è pericoloso e questa cosa l'ho apprezzata molto. Mi ha riportato alla mente la versione italiana della fiaba di Barba Blu, appunto, chiamata Naso d'Argento, dove la protagonista è intraprendente e cerca di risolvere da sé la situazione, salvando se stessa e le sorelle. Insomma, l'opposto della rappresentazione di Perrault, dove lei aspetta che i fratelli arrivano a salvarla, mentre in realtà dovrebbe salvarsi lei, ecco. Barba Blu, soprannome che la protagonista ha dato questo essere fatato, è un personaggio controverso, a differenza dell'originale, capace di empatia, ma pare soffrire di sbalzi di ira dovuti a qualche trauma. Prova interesse per la protagonista per via della sua intelligenza e suo coraggio e, leggendo le azioni descritte dal personaggio, la linea tra seduzione e tentativo di reagire nei riguardi della protagonista è molto sottile. Perché tentativo di reagire? Allora, Barba Blu è sotto una maledizione, dove in pratica deve trovare una moglie e loro per un tot di tempo avranno una situazione molto simile a Lady Hawk, per dire. Lui potrà parlargli di giorno ma lei non potrà parlargli, e lei potrà parlargli la notte ma lui non potrà risponderle, così per un tot di tempo. Se lei supererà la prova, la maledizione sarà spezzata. Allora, come detto in precedenza, è una creatura passionale, ambigua, astuta e particolarmente leale verso coloro che meritano sua fiducia. Si intuisce che cerca da anni una compagna, e non solo come pedina per permettergli di continuare il gioco, quel gioco che i fae usano per creare scompiglio nel regno umano, e salvare la sua gente. Diciamo che questa caratterizzazione mi ha un po' presa alla sprovvista, perché io sono abituata al Barba Blu maniaco omicida che uccide le mogli per divertimento, ma d'altronde hanno reso buono il lupo cattivo, basta guardare in Fables, quindi per dire, su questa cosa si può tranquillamente passare sopra. Il fatto di non poter parlare in un determinato momento del ciclo giornaliero rende il loro rapporto interessante, così come le astuzie che attingono per non parlare direttamente con l'altro. Ho apprezzato molto la descrizione dell'usanza del popolo fatato, del loro gioco dei destini, dove usano veri regni come pedine per un gioco perverso, causando nel mondo umano carestie e guerre. Pensate quanto sono stronzi questi fae. Ad ogni modo, anche la questione del tempo che scorre in maniera diversa rispetto al regno umano. Infatti, quel che parrebbe un anno nel regno fae, nel regno umano potrebbe equivalere 10 anni. Passiamo al lato negativo. La famiglia di Isolda viene messa un po' in secondo piano, così come il suo rapporto con i fratelli. Vedendo il loro ruolo nella storia, avrei preferito una maggiore caratterizzazione. Nonostante ciò, sono felice di aver potuto mettere le mani su questo libro. Lo consiglio caldamente e, dopo aver letto il finale, aspetto con ansia il seguito, che credo sia uscito quest'anno o uscirà prossimamente.
E niente, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi e condividete. Il prossimo video sarà molto particolare, in quanto metterò in paragone due folk horror tutti italiani.